Dal buio alla luce è un percorso che ti porterà a conoscere il miracolo che è avvenuto in questo scantinato a partire dal 1968. Qui si incontrarono il buio del dolore e della solitudine che i tanti giovani disorientati ed emarginati portavano nel cuore e la luce dell'amore di Dio che nel cuore di Don Enzo Boschetti brillava grazie alla sua fede e alla sua carità capace di amicizia e di speranza. Da questo incontro iniziò un cammino che coinvolse tante persone nell'avventura della condivisione e del servizio, generando esperienze e realtà di accoglienza, di prevenzione e di educazione. Stiamo entrando in questo tunnel. Incontrerai alcune testimonianze silenziose di chi ha conosciuto l'indifferenza, la violenza e l'emarginazione. Il buio della solitudine e del disorientamento che si esprimono nelle tante forme di dipendenza, nel razzismo, nella tratta degli esseri umani, nella condanna dei più deboli, nelle sofferenze più profonde ed intime delle persone. Proprio qui si accese una luce per molti che vivevano nel buio. Questa ricostruzione storica della Cappella del Sacro Cuore e dell'accoglienza notturna dei primi ragazzi da parte di Don Enzo ti fa comprendere il miracolo che si iniziava a realizzare. Potrai ascoltare da Don Enzo stesso il racconto di questo miracolo. La carità, intesa come disponibilità, come servizio nella Chiesa, come promozione dell'uomo. Ebbene, in quegli anni 1968, in un seminterrato, in un modo molto umile, molto semplice, ripeto, secondo uno stile molto discutibile, secondo una logica umana, nasceva la Casa del Giovane con dei ragazzi che venivano alla sera a dormire, a conversare, a parlare. Ragazzi che diversamente sarebbero finiti nella malavita, ragazzi che venivano dal meridione in cerca di un lavoro, ragazzi che vivevano così nella marginalità
nella discriminazione, in una situazione di sospetto, di forte disagio, di inculturazione, venivano lì, avevano sì il miraggio di un lavoro, ma soprattutto avevano l'esigenza di trovare un'amicizia sicura, un'amicizia che capisse i loro problemi, i loro sogni, i loro progetti. La presenza silenziosa e operosa di zia Vittoria accompagnò il Don il tutto il suo cammino e lo sostenne nella semplicità della vita quotidiana e nel suo servizio verso i bisognosi. Eccoci ora nel piccolo appartamento dove Don Enzo abitò dal 1968 al 1993. Il suo volto, gli oggetti della sua quotidianità, i suoi pensieri e i suoi scritti ti permettono di comprendere meglio il suo cuore, abitato dall'amore di Dio per il prossimo, da una santità che ha trovato nell'amore la sua espressione più bella. Nella sua stanza ci sono i libri, molti, di spiritualità carmelitana, sull'educazione, sui poveri e la solidarietà. E poi i quadri delle figure decisive nella sua vocazione. L'essenzialità di Don Enzo era concreta. Non cambiava le scarpe se non quando erano proprio usurate e inutilizzabili. Amava ascoltare le persone camminando. La borsa degli attrezzi. La utilizzava per i lavoretti vari e per la manutenzione della casa e dell'oratorio, segno del lavoro manuale che viveva in prima persona. La sciarpa. Capo d'abbigliamento che portava spesso in inverno, mentre si spostava quotidianamente da una comunità all'altra. Da questo scantinato il seme dell'accoglienza e della condivisione germogliò quasi inaspettatamente. Molti si unirono in questa avventura di servizio per costruire una speranza e possibilità vere, realizzando un'opera educativa capace di ridare libertà e riscatto a tante storie. Negli anni nacque una fraternità, composta da coloro che avevano scoperto una chiamata di Dio a donare l'intera propria vita per il bene del Vangelo e dei poveri, nello stile vissuto e proposto da Don Enzo. L'esperienza della comunità mi ha permesso di crescere tantissimo come persona, mi ha insegnato il sapere vivere con gli altri, sapere condividere
e mi ha fatto soprattutto scoprire delle realtà che sicuramente non avrei mai conosciuto se non fossi entrata in contatto con questa comunità. Realtà molto diverse, situazioni che non immaginavo che esistessero. Nel 1978 la comunità si dotò di una cooperativa e nel 2008 di una fondazione per poter garantire una continuità alla testimonianza del servizio in un mondo in forte evoluzione. Dopo aver conosciuto il miracolo della luce di vita che Don Enzo ha acceso nel cuore buio di tanti giovani, lascia andare il tuo pensiero, perché fuori da qui troverai certamente ancora tanto buio, ma ora sai che esso è soltanto l'occasione perché una nuova luce si possa accendere.